Ben ritrovati con l'altra campana, il nostro spazio quotidiano di approfondimento. Oggi apriamo la porta dell'altra campana ad un gruppo di giovani professionisti che eh, nel marzo scorso hanno deciso di mettersi insieme e di eh, riproporre a Foggia, eh, naturalmente nella nostra provincia, un eh, progetto di respiro internazionale che immagino poi lo vedremo con il nostro ospite arrivi dagli Stati Uniti almeno l'impostazione è quella ehm, che probabilmente il cui marchio avrete visto sui social in giro TEDx, scritto TED con la x piccolina e oggi ne parliamo con Chiara Chanamè che eh, cura la comunicazione, anche se loro, come dire, essendo un'organizzazione no profit internazionale, eh, hanno dovuto necessariamente fare di necessità virtù e usare gli inglesismi, e ehm, l'occasione è data dal fatto che eh, in qualche modo si presentano sulla uh, scena provinciale con una bella uh, iniziativa che si terrà sabato all'Auditorium uh, Santa Chiara in cui cercheremo di capire che cos'è questo progetto e eh, che cosa sviluppa questa eh, organizzazione no profit. Allora, Chiara, eravate un piccolo gruppo di forse, non so, sette merari, quattro, eh, eravate quattro amici al bar, avrebbe detto esatto. un noto cantautore eh, italiano, e invece insomma ora vi siete allargati, siete 22 e il 16 c'è questo battesimo del fuoco. Cominciamo a dire chi siete, cosa fate, cosa volete fare. Allora, come diceva, innanzitutto eh, grazie per l'invito. Io rappresento TEDx Foggia. Ho l'onore di essere la voce che parla di questo progetto. Um, TEDx Foggia nasce dal sogno di una persona che è Beppe Di Brisco, eh, che appunto a marzo mi ha lanciato una sfida, mi ha detto eh, perché non scrivi un testo e non proviamo a chiedere a TED Conference la licenza per organizzare il TEDx Voggia. All'inizio mi sembrava una cosa um, enorme, eh, però ho colto la sfida. Conoscevo, conoscevo bene TED perché lo seguo da tanti anni. Conosco alcuni TEDx italiani e internazionali e ho detto subito sì. Ma che cos'è TEDx? Cos'è TEDx? Eh, TEDx è un evento organizzato in modo autonomo su licenza di TED Conference. Eh, per spiegare appunto cos'è TEDx, dobbiamo fare un passaggio indietro e presentare TED. Eh, TED è un acronimo e sta per tecnologia, intrattenimento. E design perché circa 30 anni fa eh, negli Stati Uniti hanno lanciato questo format per presentare eh, idee di successo, idee, idee che valeva la pena diffondere in tutto il mondo a partire da questi tre temi. E negli anni il format ha avuto tantissimo successo, si è esteso a macchia d'olio, anche e soprattutto in virtù del fatto che i vari TED Talk vengono caricati sulla piattaforma TED.com e potenzialmente sono diffusi eh, appunto in. Il mondo e hanno avuto talmente tanto successo che eh, vari paesi hanno chiesto di organizzare il proprio. Eh, mini TED se così possiamo definirlo e quindi sono stati creati format TEDx. Eh, ogni associazione, ogni posto può chiedere di organizzare eh, un TEDx, a Foggia appunto non c'era e noi abbiamo voluto fortemente che, eh, che ci fosse perché appunto siamo grandi fan eh, di questo format e, e quindi abbiamo richiesto e ottenuto la licenza e da lì, eh, quindi da aprile, abbiamo iniziato a lavorare. Uh. Quando, uh, come dire, idee innovative, uh, ognuno di voi che fa in genere per spiegare come poi è composita questa uh, organizzazione? Ognuno di voi uh, che cosa fa nella vita e poi in realtà quando siete insieme che cosa uh, accade? Adesso, come dire, ti stanno un attimo... Ok, vai. Stav le stavano aggiustando il microfono. Io ho perso un po' di tempo. Vai, Chiara: La forza del nostro team, io credo sia proprio l'eterogeneità nel senso che abbiamo professionalità molto diverse, abbiamo età simili, ma comunque diverse. Nel senso che la più giovane è sui 20, e poi abbiamo eh, altri professionisti che hanno 40 e più anni. Quindi sono ma anziani, di no, fatto. No, siamo tutti giovani, Eh però, ma questa gioventù È una gioventù esasperata. <ride> avremmo diciamo, più facilità e quindi anche più, più realtà. Certo. Eh, abbiamo percorsi mh, di vita e percorsi universitari molto diversi, però è proprio questo che serviva alla squadra, alla squadra di TED. Eh, quindi ci siamo divisi per, per aree. Eh, L'organizzatore diciamo, ha avuto la, la lungimiranza anche di scegliere delle persone che potessero eh, seguire delle aree e poi dei componenti che potessero praticamente operare in quelle aree, che sono solitamente eh, le. Cosa che facciamo di professione nella nostra vita di tutti i giorni. E dunque uno spazio di libertà in cui è possibile fare mettere in campo delle idee, naturalmente innovative, perché se no non avrebbe molto senso, e di fatto questo sarà, tra virgolette, messo in scena. All'Auditorium eh, Santa Chiara? Assolutamente sì, abbiamo scelto 14 relatori provenienti da ambiti sia professionali che anche eh, percorsi di vita, esperienze vissute molto diverse, che mh, hanno proprio il compito di ispirare eh, la platea presente all'Auditorium Santa Chiara, ma di conseguenza chiunque potenzialmente vedrà il loro TED Talk online, ehm, su argomenti differenti che però ruotano attorno a un tema centrale, il tema che abbiamo. Scelto per questa prima edizione del TEDxFoggia e Il Mondo cambia, l'uomo resta. Questo perché eh, perché come team e come eh, idea del nostro TEDx Foggia volevamo scommettere tantissimo sul potenziale umano. E sposiamo l'idea del cambiamento, siamo tutti amanti dell'innovazione, del digitale, della, dei cambiamenti che ci sono nel nostro mondo contemporaneo, però non perdiamo di vista eh, l'essenza che il vero valore è nelle persone, è in ognuno di noi. Quindi eh, il tema riassume un po' il nostro concetto. La vostra sensibilità. Eh, Chiara, il mondo cambia, eh, l'uomo mi viene da fare una provocazione Foggia cambia? Foggia la vogliamo cambiare come, come vogliamo cambiare tutto il territorio semplicemente aprendoci alla possibilità di cambiare probabilmente mh, il problema di noi foggiani, io non sono di Foggia però eh, mi includo nel, nel territorio sei, io sono di Vieste Beh, vabbè, sei in garganica sì, quindi sei della del nostra e, e darci la possibilità di credere che qualcosa la possiamo cambiare noi. Poi che cosa vorrebbe. Allora, oggi, un, uh, un giovane che ha studiato qui, uh, che si è formato qui, che probabilmente è anche andato fuori ma poi è rientrato, che cosa vorrebbe realmente e concretamente fare? Perché, sai, vogliamo cambiare. È un obiettivo affascinante però se tu dovessi dire oggi io come donna come giovane professionista vorrei poter incidere su questo aspetto della vita della mia provincia innanzitutto vorrei poter dire la mia vorrei avere l'occasione di eh, credere in un progetto presentarlo eh, fare in modo di come stiamo facendo per, per TEDx Foggia, mettere su un team di persone che non si conoscevano, che non avevano, tra virgolette, credibilità affermata, nel senso che non siamo una squadra che ha già lavorato su progetti precedenti, siamo nuovi, siamo i ma chi vi conosce sostanzialmente, eh, però noi ci abbiamo creduto e quindi ci siamo presentati eh, come team alla società, alle istituzioni, ai relatori per primi e ci hanno dato una grandissima risposta positiva. Questa cosa ci ha dato la carica, molto spesso il problema... È è che ehm, nei luoghi m, di potere tra virgolette o comunque nelle m, occasioni in cui ognuno di noi potrebbe dire la sua, molto spesso questa possibilità non c'è. Quindi, eh, quando tu dici: <coughs> la prima affermazione che hai fatto è stata molto netta, hai detto: noi vogliamo poter dire la nostra. È naturalmente una affermazione che eh, rivela. Una difficoltà oggi di chi vive a Foggia di poter in qualche modo contare al di là di cosa. Al di là dei luoghi comuni, delle solite mh, dei soliti circoletti? Non mm, lo volevo dire, però chiaramente lo lo siamo lì. Eh, vogliamo uscire dal sistema che è sempre stato ristretto. Vogliamo poterci dare possibilità e vogliamo che. Tutte le persone che vogliono sfidarsi in qualche modo possano investire su un progetto e eh, avere il consenso della società. L'altro elemento debole, in genere questo riguarda un po' l'Italia nella sua complessità, il Mezzogiorno ancora di più, è poi il sistema eh, creditizio o comunque degli enti che raramente investe e rischia. Su idee dei giovani. Questo è l'altro punto, giusto perché poi negli Stati Uniti non mi meraviglia che esatto. questo tipo eh, di eh, sistema abbia funzionato e, venga, e sia stato partorito vent'anni fa, perché lì si rischia sulle certo. eh, idee, si mettono anche capitali, il sistema creditizio non ha paura di finanziare l'idea. L'Italia in questo è molto indietro e naturalmente a cascata il Mezzogiorno ancora di più. Sì, eh, condivido. In realtà eh, abbiamo avuto questo problema: nel senso che già il fatto stesso che siamo una prima edizione abbiamo dovuto costruire da zero, non avevamo nulla eh, di precedentemente cioè, fatto. Neanche i fondi eh, avevate esatto. per organizzare. Quindi eravamo proprio a, a zero. digiuno. Sì. Eh, abbiamo anche noi chiaramente riscontrato delle, delle difficoltà, eh, però al tempo stesso abbiamo riscontrato anche dell'entusiasmo. Ci sono state delle persone che hanno creduto in noi e questa cosa ci ha dato una grandissima carica perché abbiamo capito che stavamo andando nella direzione giusta. Dove siamo riusciti a trasmettere il senso di quello che volevamo fare? Abbiamo trovato le porte aperte. Dove abbiamo trovato persone eh, pronte a investire per cercare di scommettere sull'innovazione? Abbiamo trovato una grandissima risposta. Quindi, comunque, eh, questa cosa ci ha stimolato a fare, ad andare avanti. A chi è rivolto l'appuntamento di sabato pomeriggio? Di sabato? Eh, io dico che è rivolto a tutti, nel senso non c'è un target preciso e nessuno si può sentire escluso eh, da, questo, da questa conferenza, perché se l'obiettivo è diffondere idee e stimolare le persone al, a un ragionamento diverso, a una mente più aperta, eh, questa è una cosa che dobbiamo fare tutti, indistintamente dal nostro ruolo sociale, dalla nostra età, eh, dalle nostre esperienze, perché sentire una persona che solitamente immaginiamo come molto distante dal nostro mondo, parlarci di cose che invece poi vedremo in un modo o nell'altro possono coinvolgerci personalmente è comunque illuminante, quindi io consiglio a chiunque di, di partecipare. Se il, il tema centrale è il mondo cambia, l'uomo eh, resta, eh, le varie conference che si svolgeranno, quali aree svilupperanno? Allora, come dicevo prima, i relatori sono molto diversi, vi faccio, vi faccio alcuni nomi. Abbiamo ad esempio... Loretta Falcone, che è una scienziata, prima lavorava alla NASA e lei ha anche una storia personale molto forte. Il bello dei, dei TED Talk è che non hanno l'obiettivo di fare formazione. L'obiettivo è, è appunto stimolare e aprire la mente, quindi i loro interventi saranno sia di carattere eh, tecnico, professionale, ma anche molto molto umano. Quindi è un racconto: prima di tutto. Personale, che parte eh, dalla propria, dal proprio vissuto, dalla propria scommessa? Assolutamente sì, da, dalle esperienze vissute sia personali che, eh, che professionali. Noi li abbiamo scelti perché ognuno di loro ci ha colpito eh, per qualcosa che, eh, che ha fatto, per il modo in cui l'ha raccontata. Solitamente guardiamo a loro dall'esterno, guardiamo come delle persone irraggiungibili. In realtà poi contattandoli abbiamo visto che eh, la loro voglia di partecipare e di essere con noi a forza è stata subito immediata, quindi abbiamo detto se, se loro per primi hanno voglia di venire a raccontarci queste cose, la nostra deve essere un'apertura assolutamente ancora maggiore. Come lui, come, come la Falcone che vi dicevo, ci sarà eh, Matteo Flora, che conosciamo tutti per essere un grandissimo hacker ed è noto su YouTube, lo avremo sul palco. Eh, oppure Stefano Meli, un foggiano, eh, tempo fa ha tenuto una conferenza sulla cyber security addirittura a Tokyo. Eh, noi ci stiamo riportando eh, sul territorio. Riportando e portando sul territorio delle persone che invece solitamente andiamo a raggiungere su internet o fisicamente in posti molto lontani. Abbiamo capito che, perché no, lo possono fare anche qua. Oggi gli spazi di innovazione secondo te sono molto più forti eh, sulla rete o, eh, come dire, nell'esperienza concreta, non voglio essere fraintesa, la rete poi ha una sua concretezza perché siamo noi che certo. immettiamo e fruiamo dei dati, però c'è uno spazio molto più virtuale e poi c'è uno spazio reale, basterebbe pensare all'e-commerce, quello che ha determinato nella vita di ciascuno di voi e nell'economia. Secondo te oggi un, uh, un ragazzo che, come dire, si vuole mettere in gioco, dove deve guardare? Al di là della propria sensibilità, delle proprie, <coughs> um, delle proprie curiosità. Sicuramente il digitale offre più spazi, più possibilità per il fatto stesso che potenzialmente è, ti, ti può lanciare ovunque. Io ehm, non faccio tantissima differenza, come già ha detto lì, tra l'online e l'offline, perché sono sempre le nostre vite che viaggiano per le strade o, oh. <ride> o sulla rete sui social. Eh, però sicuramente l'ambito digital dà molte molte più possibilità eh, a dei giovani professionisti, che poi è un po' la differenza con la vecchia scuola, se così voglio dire noi siamo più abituati a metterci in gioco sul campo digital le persone che ci hanno preceduto guardano con molta diffidenza eh, il digital quindi se uno spazio ci deve essere per noi ci prendiamo quello che forse c'è più proprio anche a livello di, mh, eh, di abitudini eh perché certo. sono no di linguaggio diciamo sì. bene allora sabato ricordiamo l'orario chiara allora dalle 15.30 il check in la conferenza inizia alle 16.30 Bene, allora Auditorium Santa Chiara eh, c'è questa scommessa che vede insieme un gruppo nutrito di professionisti foggiani. Mi pare, come dire, un terreno interessante, non fosse altro per la novità che eh, portano a, nella nostra provincia. Abbiamo visto che comunque. Eh, ci sono nomi eh, che dovrebbero incuriosire non solo i più giovani ma una platea, come ha detto Chiara la più eterogenea possibile quindi mi raccomando tenete in mente questo appuntamento di eh, sabato pomeriggio potrebbe affascinarvi e oppure potreste come dire scoprire qualcosa che potrebbe accendere in questo grazie territorio la fiammella dell'innovazione grazie a chiara grazie Shannamè, a voi. grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo domani arrivederci できた。